Ciao a tutti, oggi sono qui con Danilo Zanni, consulente finanziario indipendente dal 19 febbraio di quest'anno. Esatto, allora grazie Giulia innanzitutto per l'invito. Figurati, grazie a te. E ovviamente un saluto a tutti quelli che ci stanno guardando. Allora, so che mi devi fare un po' di domandine, giusto? Esatto, oggi poche domande, però molto, molto dritte al punto. Quindi dopo 5 anni nel quale hai lavorato all'interno di una delle più grandi reti in Italia, il 19 febbraio sei stato iscritto ufficialmente con delibera all'Albo CF nella sezione di consulenti autonomi, quindi indipendenti. Come mai questa scelta? Allora, assolutamente sì, è andata proprio così. Allora, innanzitutto dobbiamo dire questo, che l'Albo è appena nato, no? Quello degli indipendenti, e almeno dal mio punto di vista lo aspettavamo da anni. Esatto. Quindi la mia è stata una scelta veramente un po' antica, anche se sono abbastanza giovane, però deriva da lontano. Cioè io già ai tempi universitari, ho fatto l'università, la magistrale ovviamente, mercati e finanza. La finanza è la mia passione, quindi ecco, certo. Partiamo da lì, la finanza è la mia passione. Ma è fondamentale infatti la passione in questo mestiere. Assolutamente, assolutamente sì. Però ecco, era la mia passione, voleva essere poi al servizio dei clienti, dei risparmiatori, no? Anche perché in Italia, mentre studiavo, io vedevo un mondo che da una parte c'era la vendita di prodotti finanziari, da parte delle banche che comandano vabbè, il mondo. Esatto. Dall'altra parte avevamo i risparmiatori e ahimè lo sappiamo, i risparmiatori italiani quanto dal lato cultura finanziaria sono un po' indietro. Questo per mille motivi, non li vado a elencare qua, se no da 10 minuti diventa un'ora, però ho visto proprio questo, no? E guardando quello c'era proprio una simmetria di dire cavoli, ma io qua posso fare davvero bene il mio lavoro. Posso magari avere anche successo personale, che insomma non è mai una brutta cosa, facendo davvero del bene. Quindi mi inserisco all'interno di un sistema che può avere davvero dell'utilità anche sociale. Ovvio che è troppo facile, no? Quindi io mi laureo, dico perfetto, voglio fare quella roba lì, e mi dicono no, guarda che non puoi. Non c'era ancora l'albo dei consulenti indipendenti. Esatto, anno 2014 mi dicono guarda che tu per fare consulenza in materia di investimenti devi andare in una banca, dipendente bancario. Per le mie varie analisi sul settore bancario, mai nella vita, cosa che poi purtroppo o per fortuna è andata, lo vediamo le banche come stanno andando o come sono andate in questi anni, e allora decido di aprire la partita IVA e diventare un libero professionista in questo importante istituto che, vabbè dai, non citiamo giusto per non fare danni, anche se parlerò solo bene di questo istituto perché mi ha aiutato davvero parecchio, e ho iniziato la carriera da promotore finanziario. Con la promessa a me stesso, già se ne parlava, no? Io già con voi ero in contatto da un po' di anni e se ne parlava proprio di questo albo, di dire guarda che comunque tra 1, 2, 3, 4, non si sa, ci sarà questo benedetto albo. Albo che deriva poi dalla regolamentazione europea, che tra l'altro era proprio in quegli anni, 2014, quindi già in Europa, in Inghilterra il 2013, esatto. Quindi già se ne parlava. Quindi ho detto va bene, mi faccio un po' le ossa, appena si istituisce l'albo anche in Italia, parto con questa avventura. Si è fatto un po' più lunga del previsto, le cose tra l'altro sono andate anche bene, poi ti racconterò anche magari come, perché eccetera, un po' la mia storia. Sono andate anche direi molto bene per un ragazzo giovane della mia età, oggi è un lavoro abbastanza difficile e le cose andavano davvero bene, e lì c'è stato quasi un contraccolpo, no? Perché dopo 5 anni che fai un'attività che riesci comunque a interpretarla anche al meglio, cercando di stare nei limiti, esatto, di stare veramente ai limiti della commercialità della banca, che comunque è una banca che ti impone comunque un po' di vendita, ecco, e dall'altra parte la parte del cliente, no? Quindi dopo 5 anni così hai ottimi risultati, arriva l'albo degli indipendenti. Cosa faccio? Lì, guarda, ti dirò, vabbè, al di là del business plan, di varie considerazioni, ne parlavamo prima, io ragiono con l'emisfero sinistro, che è numeri, sono sì, abbastanza nerd, però lì è stata una delle poche volte in cui ho chiuso gli occhi e ho fatto scegliere un po' il cuore, cioè proprio le mie sensazioni, no? E mi sono fatto la domanda, tu Danilo, con le conoscenze che hai, o no? Di finanze, eccetera, se dovessi farsi seguire da un consulente, andresti da un promotore o da un consulente indipendente?
non ci ho pensato ovviamente due volte, cioè è un altro mondo, ho detto no Danilo smettila, la scelta giusta è questa. E ecco il giusto tempo, poi in realtà l'albo c'era da inizio 2018, dicembre 2018, però diciamo primo dicembre 2018 esatto, diciamo sì. Al 2019 nel 2019 in realtà poi mi sono arrivato a iscrivermi a 19 febbraio 2020, poi lo spieghiamo perché è tutto l'iter. Quindi, infatti, però ecco queste sono un po' le motivazioni che mi hanno portato a fare questa scelta e super soddisfatto. Ecco, per chi magari ancora non conosce bene la figura del consulente indipendente, il consulente indipendente è un professionista della finanza, lavora a parcella e non ha nessun rapporto con banco intermediari. La sua unica remunerazione è la parcella che gli paga il cliente. Quindi posso aggiungere sì. Una frase? Vai. Io sono passato da essere pagato solo esclusivamente dalla banca e per legge non potevo ricevere soldi dal cliente. Questo è importante. I clienti, anche se lavori con partita IVA, sono della banca. Sono della banca e devono pagare la banca. Sì. Ok? E la banca paga me, quindi io sto lavorando per la banca, punto. Il vostro promotore lavora per la banca per legge, guai se prende un euro da voi. Sono passato dalla parte completamente opposta. Io oggi sono indipendente, la mia indipendenza vuol dire che non posso per legge avere retrocessioni da qualsiasi intermediario presente al mondo, mettiamola così. Al contrario, posso ricevere i compensi solo ed esclusivamente dal cliente. Esatto. Quindi sembra una roba incredibile, ma questo ci fa capire davvero la differenza sostanziale e formale dal promotore finanziario al consulente indipendente. Il promotore lavora ed è stipendiato dalla banca, il consulente indipendente lavora ed è stipendiato, pagato dal cliente. Come un avvocato, un commercialista. Infatti, per passare di sezione all'interno dell'albo dai fuorisede ex promotori ai consulenti dipendenti, bisogna avere questo requisito di indipendenza di cui abbiamo appena parlato. Questa è bellissima. Se avete un commercialista, preferireste che il commercialista sia pagato dall'agenzia delle entrate o da voi come parcella? Questa è sempre la frase che si esatto. dice, no? Ci sta okay. benissimo. Quindi, com'è stato il passaggio? Hai deciso di lasciare la banca e l'iter? Quanto tempo ci hai messo? Sei stato supportato in qualche modo? Allora, sì, parto dal supporto che ovviamente è stato il vostro. Quindi, insomma, una grossa mano l'ho ricevuta ovviamente da voi, che mi avete insomma spiegato e detto tutti i passaggi da fare. È stato un po' macchinoso, lo dicevo prima, quindi è durato un annetto, ma perché? Allora, innanzitutto io ho individuato quattro fasi, secondo me. Cioè, la prima, che è la fase decisoria. Cioè, ok, devo fare questo grosso passo, lo so di voler fare, perché era una cosa che mi portavo dietro da tanto tempo, come dicevo prima, però devi fare due calcoli, no? Quindi anche solo quando lo faccio, non è banale, no? Perché comunque hai un po' di clienti da andare a incontrare, da parlare, da fare, quindi è un passaggio... Perché tu eri attivo, quindi tu lavoravi, avevi i tuoi clienti e dovevi decidere il passaggio. Esatto, quindi insomma sei comunque nella tua carriera lavorativa e sono quei passaggi che vanno comunque calcolati e organizzati. Quindi diciamo 3 mesi per farti una sorta di tuo business plan, di capire bene come approcciare il nuovo mondo, le nuove procedure, MiFID compliance e tutto, no? All'epoca era proprio nuovo, quindi tutto da capire. E tastare anche un po' il posto della situazione, anche se quello a me in teoria non mi interessava molto, ero abbastanza convinto di andare. E però fatto questo, periodo di 2-3 mesi, c'è poi da comunicarlo alla banca. Quindi io l'ho comunicato poi alla banca durante giugno-luglio, quel okay. periodo lì estivo, proprio perché ho detto aspetto un po' l'estate, d'estate è un po' più leggero, va bene. Lì il problema è stato il preavviso. Io alla banca ho detto guarda, non darmi neanche il preavviso, ci lasciamo così, da domani per me va bene, è inutile che io sto qua a fare niente, io non servo a voi, voi non servite a me, è una situazione un po' scomoda, no? Sì, dai, va bene Danilo, ti facciamo sapere, dopo una settimana letterina, 3 mesi di preavviso. Ma porca miseria, è proprio facile, va bene. Tra l'altro, ripeto, anche in questo caso, com'è è stato lasciarsi dalla mandante? Niente di che, io l'ho vissuto anche bene, tra l'altro sono stato invitato dall'amministratore delegato, tra l'altro proprio in sede, abbiamo fatto una bella chiacchierata, si sono dimostrati super, mi ha fatto super piacere ovviamente, molto lusingato da questa cosa. Poi eri anche uno dei più bravi comunque nella... Ma questo lo dici tu, no. Secondo me, non so chi te l'ha detto, secondo me no. No, a parte le battute, però anche con l'area manager, ma anche con i miei stessi colleghi, c'è stato davvero una bella sintonia,
io sono sempre andato abbastanza d'accordo con tutti, mi hanno anche aiutato. Non ci deve essere quel conflitto tra le professioni, sono professioni diverse, quindi non, spesso mi chiedono anche ma come hai visto, gli intermediari come ti vedono, in realtà è un rapporto, nel senso come ci confermi anche tu, uno fa diverse scelte e poi... Sì, no, da quel lato veramente ci siamo lasciati anche bene, poi ovviamente è un rapporto lavorativo, qualche collega lo sento ancora, però ecco, certo. Però davvero ci siamo lasciati bene, quindi da quel lato nessun problema, però 3 mesi di preavviso va bene, mm-hmm. Quindi sei fatto ottobre e da lì non è finita, quindi devi cancellarti, che anche questa è una cosa, vabbè questo poi ne parlo, poi ne parlo. Devi cancellarti dall'albo dei promotori finanziari, sì. Ovvero, diciamolo bene, consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, quindi dei promotori finanziari. Esatto. E ci vuole un paio di mesi. Io gli ho fatto le cose abbastanza in fretta, ho sollecitato l'albo anche grazie al vostro, ai vostri 2 indicazioni. E prima di Natale, prima di Natale sono stato cancellato. Infatti poi ho fatto l'iscrizione all'albo nel mese di dicembre. Ma che memoria che ho. Nel mese di dicembre ho fatto l'iscrizione ed è arrivata poi la delibera, tra l'altro il 19 febbraio, pre-Covid, perché se slittavano due settimane, secondo me eravamo ancora qua a girarci ad i pollici. Aspettare, esatto. Però ecco, quindi ecco l'iter di un anno. Uno dice, ma come mai hai aspettato così tanto per fare la decisione? No, guarda, in realtà la decisione era presa a marzo. Ho fatto poi 2 calcoli e mi sono trovato a febbraio, quindi è un po' macchinosa, però ci sta, dai, ti aiuta anche a capire poi bene, perché poi hai tanti passaggi, hai tante cose anche da studiare, da metterti a posto, quindi... Ci sta, infatti è un tempo tecnico che ci sta. L'associazione NAFOP, che è l'associazione dei consulenti finanziari indipendenti, che anche fa parte del board di OCF, si sta spingendo il fatto che aspettare la delibera di cancellazione, poi aspettare mesi per la delibera di iscrizione nuovamente, perché l'albo è lo stesso, sono 3 sezioni diverse, uno, diciamo, non è il massimo per uno che sta in attivo, che non lavora per questi mesi, quindi noi stiamo spingendo e crediamo che già in autunno si riuscirà a fare il passaggio contestuale, proprio per evitare magari questi 2 mesi che tu hai avuto tra la cancellazione e l'iscrizione. Eh sì, quella sarebbe anche la cosa più logica, no? Quindi passaggio contestuale, ok, dammi un mese di tempo per verificare tutto, però certo. Da albo a albo è lo stesso albo, cioè... Ma infatti uno finisce di lavorare e poi alla dell'iscrizione passa. Ecco, quindi consigli da dare a giovani che ci stanno magari seguendo, quindi circa della tua età, che o hanno appena iniziato in una rete o magari sono appassionati di finanza, cosa gli diresti? Non fatelo adesso? A casa, no, non posso sconsigliare... No, allora, su questo è una cosa... Per i giovani è un mondo complicato, adesso a parte le battute, è un mondo complicato, lo vediamo, lo leggiamo anche sui giornali, ma anche i giovani che stanno intraprendendo questa professione lo sanno. Non lo so, serve secondo me una ventata un po' d'aria fresca, d'aria nuova, i sistemi che servivano ieri oggi non sono più quelli attuali, non a caso il consiglio è quello di magari andare proprio a lavorare con un SCF, se sei proprio giovani andare magari a lavorare in un SCF o per un consulente indipendente, la strada è quella, ovviamente sto parlando con un conflitto di interesse in questo momento, però un conflitto di interesse ragionato, cioè ho fatto questa scelta perché io sono giovane, quindi ho detto, tra l'altro tema pensionistico, magari diciamo sì, due cose, sì. Tema pensionistico, io andrò in pensione tra 40, 45 anni, probabilmente 50. Chi lo sa? Tra 20 anni, come sarà il settore della finanza? Cioè, quando non sarò nemmeno alla metà del mio percorso, della mia carriera lavorativa, ci saranno le reti, ci saranno le banche o ci sarà la consulenza finanziaria indipendente? È una strada già segnata, dai. Questo è il mio modo di vedere. Strada già segnata perché vediamo poi i paesi avanti a noi. Noi abbiamo la fortuna, in questo caso dico la fortuna per noi professionisti, di essere indietro rispetto agli altri. Parlo dell'America, parlo anche della stessa Europa, parlo dell'Inghilterra. Quindi lì sarà la direzione, lo stiamo vedendo, no? Quindi ecco, voglio farmi trovare pronto. Per un giovane deve farsi trovare pronto anche lui. Quindi quello è il consiglio principale. Detto questo, è difficile crearsi il portafoglio. E lo scoglio più grande è farsi creare il portafoglio. Concludo dicendo che al mio manager, quando ero nella mia mandante, avevo fatto proprio questa domanda. Ero lì a parlare e dico, cavoli, ma quanto è difficile fare questo lavoro? Lui sapeva cosa stavo facendo, io lavoravo 15 ore al giorno, suonavo i campanelli, facevo le telefonate, cioè facevo tutto, chiedevo referenze, giravo, cioè la mia storia è stata, che bello, posso iniziare a far consulenza, avevo il piano d'accumulo del mio amico di 100 euro al mese e i 2000 euro di mia sorella da gestire. Sì. Cioè ho detto... vabbè dai, datemi il telefono e iniziamo a chiamare. Ci vogliono abilità commerciali in
soprattutto anche nel mondo dei professionisti, comunque questo nulla toglie, ma riuscire a relazionare con le persone, magari lavorando, poi dopo vedremo meglio come studi di consulenza indipendente con altri professionisti, questo aiuta ad avere sempre magari un bacino di clientela, di referral e così via. Tra l'altro, in merito a questo, di recente c'è stata un'intervista di il capo di una grande rete di private bankers in italiana che dice proprio che fanno fatica a reclutare nuovi giovani, perché lui sostiene, tra i vari motivi, che i giovani sono poco disponibili al sacrificio. I loro colleghi più anziani hanno creato portafogli suonando i campanelli, chiedendo referral, ma dice che non tutti i giovani ad oggi usciti dall'università, laureati in finanza, sono disposti a fare, diciamo, questi sacrifici che una volta, diciamo, davano per scontato. Cosa ne pensi, infatti, diciamo, di questo? Ecco, magari un giovane laureato in finanza vuole, come sua idea, come quella che avevi tu, vuole fare consulenza, poi all'interno viene reclutato da una rete, devi in realtà prima, cosa insegnano? Tecniche di vendita. Certo, sì, è quello che dicevo prima, no? Il futuro secondo me sarà un po' diverso rispetto a questo. Tu calcola che i primi promotori finanziari, e mi potrai confermare, ma non dico erano venditori di folletto, ma la nomea era quella, no? Cioè, mi ricordo negli anni 80-90 avevano aperto l'albo a tutti i commerciali che andavano a vendere i fondi delle banche, erano commerciali puri, ed era un altro mondo. Quindi oggi per fortuna, a mio modo di vedere, è un po' diverso. Quindi io quella gavetta commerciale l'ho fatta, non mi è dispiaciuta, però è una cosa personale in cui ci ho messo anima e corpo, perché sapevo che poi sarei arrivato a gestire. Certo. Quindi lo facevo solo, ho detto, se faccio 2 anni così, poi ho una carriera di gestire, di parlare di investimenti, di aiutare le persone, quindi era rivolto a quello, quindi era quello che mi spingeva. Certo, non è facile. Tra l'altro, concludo, quando io ho chiesto al mio manager, ho fatto questa domanda, se uno non è figlio d'arte vuol dire che ha il papà bancario, se uno non ha conoscenze di un certo tipo, se non è nel giro giusto e non hai appunto parenti ricchi, cavoli, ma come fa a fare questo lavoro? Il manager mi dice, probabilmente non è il lavoro che fa per te. È veramente difficile, sì. No? Quindi mi fa, guarda, tu sei un caso quasi unico, comunque raro, molto raro, ma è davvero difficile per un giovane. Poi è lunga avviare anche dentro questa intervista, appunto parlava che portare un giovane poi ad avere un portafoglio, quindi che si fa tutta questa gavetta, che sia assistito da un collega più anziano, ci vogliono 1, 2, 2 anni e mezzo, 3, quindi è lunga, infatti. Il problema poi grosso è che dall'altra parte c'hai questi promotori senior private banker con milioni di euro, che è vero che è un altro grosso problema, che sono sempre più anziani, ma tendenzialmente questo è un lavoro che va bene anche da seduto alla scrivania a bere il caffè, quindi insomma non mollano l'osso, questo voglio dire, no? l'ho vissuto. Quindi cosa vuol dire? Che loro magari ti aiutano, ti parlano, eccetera, ma quando parli di clienti o di cliente, guai. Poi, per carità, a me è andata anche bene, io sono riuscito ad avere anche qualche cliente da qualcuno, però è sempre il fondo del portafoglio, cioè sono robe molto. Però adesso si è aperta una nuova strada, perché i giovani che vogliono fare consulenti indipendenti possono fare il tirocinio presso uno studio, una SCF, una società di consulenza finanziaria, e iniziare, diciamo, la loro carriera già all'interno di questo nuovo mondo. Tra l'altro, adesso non c'è ancora l'obbligatorietà del tirocinio, nel senso che quest'anno siamo, diciamo, in una finestra normativa, chi supera l'esame, la prova valutativa CF, può iscriversi direttamente all'albo e può iniziare l'attività dal giorno 1. Ovviamente per i giovani noi consigliamo sempre di fare un periodo di tirocinio, quindi adesso un giovane potrebbe andare sul sito dell'associazione NAFO, può SCF, cercare e mandare curriculum per iniziare questo percorso. Assolutamente, ecco, questo è il consiglio che do io. A me sarebbe piaciuto farlo, e perché? Perché tu comunque esci da un mondo accademico che è molto diverso dal mondo reale. E sarebbe proprio bello anche vedere come lavora una società di consulenza finanziaria, quindi da imparare c'è davvero tantissimo, anche perché questi temi della consulenza finanziaria, magari anche previdenziale, eccetera, all'università non è che insomma si imparano così come poi si fanno. Sul teorico, infatti lato formazione, ad esempio,
ci sono, diciamo, dei percorsi che vengono erogati soprattutto in banca comunque a nuovi consulenti. Noi ad esempio di Consultic dall'inizio abbiamo creato questo Executive Master in consulenza e pianificazione indipendente, dove praticamente è un percorso professionalizzante a cui tu tra l'altro hai partecipato a fine dell'anno scorso. Sì, i percorsi formativi stanno alla base di questo lavoro, quindi la formazione non si può prescindere dalla formazione, soprattutto quando si vuole fare un percorso di questo tipo, quindi si vuole essere d'aiuto al cliente. Se uno è commerciale, può anche non farla, va nella banca, che tra l'altro riceverà appunto corsi formativi magari proprio commerciali e lì va benissimo, vendi i prodotti della banca e ti interessa poco tutto il discorso della vera consulenza. Da questa parte la formazione è fondamentale, quindi assolutamente a un giovane è specializzarsi proprio dal punto di vista formativo, quindi fare un percorso, tirocinio, E poi, per carità, si può continuare a lavorare in SCF, si può decidere di intraprendere la propria carriera, di mettersi in proprio, come un professionista qualsiasi, no? Però ecco, questo forse è la cosa più importante, quindi imparare, perché tra l'altro le conoscenze che tu acquisisci, io dico fino ai 30, 35, ma comunque è inversamente proporzionale a quello, alla tua età, cioè più impari da giovane, pensa quanti benefici ti darà, sì, per il resto della vita, no? Se impari una cosa quando hai 60 anni, sì, va bene, però. No, insomma, è fondamentale. E quello è tutto vantaggio che poi ti porti indietro più avanti. Quindi il consiglio è assolutamente quello. Un giovane che fa un tirocinio, che inizia a lavorare, ma come qualsiasi in realtà nel mondo degli avvocati, dei commercialisti, potenzialmente in futuro può aprire un proprio studio con colleghi o anche proprio studio, diciamo, con il consulente persona fisica unica, oppure potrebbe costituire una società, perché poi questa è l'ambizione di chi effettivamente, a cui piace questo lavoro, costituire una società, avere la propria clientela nella zona dove si trova, e questo è anche il motivo per cui oggi Danilo è qui con noi, perché è in fase di costituzione di una SCF. Come mai così poco tempo questa decisione? Vabbè, innanzitutto perché le cose stanno andando bene, quindi quello per fortuna. No, e poi in secondo luogo l'SCF, cioè la società di consulenza finanziaria, ti permette di avere poi una struttura che ti permette di, insomma, offrire sempre un valore aggiunto. Il mio focus è quello, no? Verso il cliente, quindi dobbiamo riuscire a dare più valore possibile. Con la consulenza finalmente ce la facciamo, era da anni che la volevo, adesso la facciamo a modo mio, cioè come la interpreto proprio io. Quindi la consulenza, che non è la vendita di prodotti bancari, va ad ampliare anche proprio gli ambiti della consulenza, no? Abbiamo citato ad esempio la previdenza, che è un mondo incredibile e fantastico. Adesso tutti mi danno, ma come la pensione? Tu che fai video sulla pensione che la distruggi, è un mondo fantastico, perché con veramente tre, quattro cose giuste ti vai a risolvere il più grande problema sociale che oggi abbiamo. Però è un servizio che non viene tanto proposto effettivamente dalla banca, per non quello esiste. Che è dalla banca. Pensa che tu in banca non puoi per legge, per quello che dicevamo prima, sì, no? Ad esempio, parlare di un fondo di categoria, non andiamo a specificare adesso bene cos'è, cosa non è, però una tipologia dei fondi che per alcuni soggetti possono essere fondamentali, come fai tu a consigliarlo? Sei quasi fuori legge, perché tu nel mandato hai scritto che puoi consigliare solo prodotti che ha la tua banca. Cioè, guarda che non è, questa è una sottigliezza. No, questo ma è una roba che per scontato, ma in realtà il mio consulente non mi ha mai parlato di questo, ma per fortuna, perché sennò potevo denunciarlo. Ma come, se mi stai dicendo che doveva farmi del bene? Sono dei meccanismi veramente incredibili. È che però sono così, no? Quindi previdenza, successione, assicurativo, ma assicurativo vero, quindi cos'è che ti serve assicurare? Non fai questo, dai, caccia dentro anche questa copertura, vedrai che ti servirà. Non sempre poi c'è un prodotto alle spalle, quindi a volte si conclude, no, anche mai c'è un prodotto alle spalle, cioè esatto, è il consiglio che tante volte c'entra anche con un prodotto, però in realtà è il consiglio di base che è importante. Ecco che avere una struttura alle spalle, avere dei collaboratori, insomma, questo ti permette sempre di gestire più clienti, ricordiamo quante persone hanno bisogno di noi, e farlo sempre al meglio. Quindi ecco il motivo della costituzione di un SCF, e perché no aiutare anche qualche giovane. Infatti poi l'SCF, ecco, per chi magari la conosce poco, è la terza sezione dell'albo. L'albo appunto adesso ha tre sezioni: la prima dedicata ai consulenti fuori sede, la seconda ai consulenti autonomi indipendenti, e la terza alle SCF. Tutti gli amministratori di un SCF devono essere iscritti alla seconda sezione, quindi anche loro consulenti indipendenti. Ci tenevo poi a sottolineare una cosa,
Vai. Sennò poi mi ammazzano dalla regia. Sennò tagliamo tutto. No, la società di consulenza finanziaria, tra l'altro non sarò da solo, sarò con i miei soci, tra cui devo nominare Alessandro Moretti, sto guardando in camera, devo nominare il mitico, direi, Alessandro Moretti. Beh, con loro, non so, magari qualcuno ci sta seguendo anche, ma siamo la community, una delle community più grandi d'Italia a livello finanziario, ci possiamo nominare, vero? Assolutamente sì. Ok, siamo Io Investo, quindi ci trovate dappertutto, dappertutto con Io Investo. Ma molti già vi conosceranno. Speriamo, tanti già ci conosceranno. E niente, ovviamente quindi insieme anche, ovviamente qua poi andiamo lunghi, però c'è una stima reciproca, stiamo facendo davvero delle belle cose, da cui poi nasce anche l'SCF, quindi è giusto, non, cioè, magari da casa, detto come era prima, sì, sembrava sì, che esatto. Avessi fatto tutto da solo, in realtà, ma è normale ed è giusto così, le sinergie aiutano poi, è bello, la sinergia cos'è? È quando tu da solo fai uno, Alessandro da solo fa uno, vabbè lui fa uno e mezzo, però fa uno e insieme riesce a fare tre. Ecco perché devi creare l'SCF, perché, ripeto, poi tutto si traduce in quello che ho detto prima, riesci a creare più valore, quindi noi abbiamo anche il movimento di creare, il movimento degli investitori consapevoli, l'abbiamo chiamato proprio perché ce n'è bisogno in Italia, e ecco, l'SCF ha proprio questo obiettivo primario. Che poi, ecco, solo i consulenti indipendenti possono costituire un SCF, perché spesso sento magari consulenti bancari a cui piacerebbe, però appunto per la natura della professione l'SCF è solo indipendente, quindi valgono le stesse regole del consulente indipendente con il proprio studio. Esattamente. Ti ringrazio, adesso non so... Abbiamo già finito, hai le domande cattive quando arrivavano? Aspetta, aspetta che giro il foglio. No, va bene così, va bene, anzi siamo fuori tempo massimo. Quindi siamo fuori tempo, mi dispiace. Beh, chiudiamo qui, vi ringrazio ovviamente, se avete domande, qualsiasi cosa potete o commentare o scriverci a noi di Consultic. Ringrazio Danilo e in bocca al lupo poi per l'SCF tutto. Crepi, e assolutamente grazie a te, grazie a voi di Consulti e grazie a voi che ci avete seguito.